Dopo il pareggio tra Italia e Paraguay, nell'esordio degli azzurri ai mondiali sudafricani, un pareggio modesto fra il medio e il mediocre, forse la prima domanda è: sta meglio l'Italia di Napolitano e Berlusconi, di Schifani e Fini o l'Italia di Lippi? La risposta è che stanno messe male tutte e due. Per rimanere al calcio, l'Italia di Lippi è media o quasi mediocre. Non ha una fonte di gioco accettabile, per cui si è visto molto poco gioco. Il fatto che piovesse, diluviasse addirittura è un dato, ma è un dato meteorologico che non può cambiare del tutto la situazione. Non ci siamo divertiti a vederla, non c'è stato un risultato positivo, a meno che non si consideri un pareggio con il Paraguay un risultato positivo per i campioni del mondo. Non c'è stata una pericolosità o una sfortuna per cui uno può prendere quattro pali e dice: ho preso quattro pali, sono stato sfortunato. No, le azioni pericolose dell'Italia sono state, si contano davvero sulle dita di una mano monca, quindi insomma non c'è stato granché. Il Paraguay non è formidabile, è una buona squadra, si difendeva bene, picchiava sotto l'acqua, ma insomma è stato più vicino a vincere il Paraguay che l'Italia, paradossalmente, e forse non troppo paradossalmente. Il problema è che con una squadra, ripeto, media che tende al mediocre, o hai qualche cosa in più come motivazione, come orgoglio, non so se patriottico, di sicuro calcistico da campione del mondo in carica, oppure rischi di fare la figura che ha fatto l'Italia con il Paraguay, e cioè una squadra che ci ha messo il cuore. Non si può dire che fosse una squadra inanimata o disanimata, ma non ci ha messo coraggio, non ci ha messo voglia di vincere. Nella vita, nel calcio, in tutto, per rischiare di vincere devi rischiare di perdere. E questa è un'Italia che non ha dimostrato la voglia di rischiare di perdere per poter vincere come probabilmente meritava e come sarebbe riuscita a fare con un altro atteggiamento. Per tornare al calcio giocato in senso stretto, un Lippi che fa giocare Marchisio fuori ruolo, che fa entrare Di Natale tardi, che ha paura di sganciare i difensori che avrebbero dovuto premere il Paraguay nella sua, non dico nella sua metà campo, ma addirittura nella sua area di rigore. Beh, insomma, è un Lippi che non voleva perdere, che certo avrebbe voluto vincere, ma non ha rischiato il giusto. È un peccato, soprattutto se riflettiamo sulla domanda iniziale, non è esattamente lo stesso atteggiamento nei confronti della realtà che tiene l'Italia di Napolitano e Berlusconi, di Schifani e Fini nei confronti della crisi.